Bentornati a una nuova parte di Pokémon Bianco 2. Allora, dove eravamo rimasti? Allora, sì, si era qua. Perfetto, no, non ci sento. Intanto, perché sbaglio. La bicicletta. Allora, sì, la squadra è abbastanza bella, abbastanza curata. Cioè, abbastanza curata, è curata. Oh, non mi scassavo, cazzo. Si usava repellente. Eccolo qua, repellente. Ah, già, è genuso. Quindi è genuso, hanno già capito tutta la vita. Allora, qua c'è una bellissima casettina. Guarda, bellina, guarda, una bellina casettina. Allora, devo andare qua. Allora, scusate. E si prende, intanto la metti palla ombra e poi si fa Dawson Machine. Perché la tanto di entrare, comunque, e qua non c'è nulla. E si entra in questa bellissima casa lugubre. Allora bisogna andare in giù. Si va in giù, ci saranno i mobili che si muovono, non fateci caso. Si trova una spettro targa, una spettro, è molto spettrale questa targa. Ok, qui non ci si può ancora andare. E sale su e si vedrà che i mobili si saranno spostati. Allora intanto si va qua dentro, c'è un bambino che ci vorrà sfidare. Sarà molto debole perché qui ci si doveva venire prima. Quindi non fate caso ai livelli dei Pokémon schifosi qua. Un Lumel al 36. Fatta stare, ciao. Il sigilo. Ok. E ciao. E il mio è sbattuto. Allora, qua non c'è niente, quindi si torna via. Ah, dobbiamo passare di qua, sorratemi. Qua è tutto ancora chiuso. E si vede una bambina che appare dal nulla e dice qualcosa che è incomprensibile. E risparisce la donnina dal nulla. Sì, l'ultimo no. No, ce ne abbiamo altri due. Un altro. Qua si vende una cura totale. E poi non si rientra qua dentro. È la seconda volta. Da qua, tra l'allà, tra l'allero, tra l'allù. Chi si è visto e chi non c'è più. Ora si va qua. Si prende la nero pietra, che può sempre servire. E si riesce. E vedremo che è di nuovo cambiata la stanza. Le stanze. Qua ora ci si può andare. Si prende la nostra cara amica caramella rara. Ok, si va dalla parte opposta. Si batte questa simpaticona. Che è una psiche, che ha un driflone. Allora, che sono? Uno spoink. Io pensavo che quelle alate fossero degli orecchi, invece sono delle mani. Un altro Driftblin, sì, un altro è un Driftblin, perché l'altro è un Drifloon. E ciao.
Ok. Abbiamo battuto questa psiche. Ok. Pissiche, questa pissiche. Ora non si va dritto. Ripara la donnina. Dice qualcosa. E riscompare. E qui si prende la luna lunare. Infatti qua non si è mosso mai nulla. Vedi, tutto perfetto. Ci dice qualcos'altro di incomprensibile e se ne va. Questa donnina appare e scompare così come vuole, anche io voglio farlo. E si è fatto quello che si deve fare in questa parte. Ciao a tutti, sto scherzando. Ora, che devo fare? Che devo fare? Che devo fare? Ci sarebbe da fare un monte ancora. Allora potremmo andare a catturare Cresselia. E andare. No, volevo fare prima. La prima voglio prendere un po' di repelle, aiuto. Allora, ok. Yes. Yeah, sure. Bicycle. Ok. Vipro del naso. No, però no. Perché tanto bisogna andare sul ponte propulsione, quindi. Ponte propulsione. Dove cazzo vado? Che non si può salvare davanti, quindi. Ah, qua ci. Se per 500 vi darà un Magikarp. Mi sembra l'unico modo per averlo, quindi. È anche veloce il Magikarp, è un Pokémon buono quando si evolve in Gyarados. E appare Cresselia, eccola qua. Ora io salvo. Non si sa mai. Cosa può succedere? Pom pom poro pom 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 pom. Ok, e catturiamo la nostra cara amica Cresselia. Si manda a Lucario e gli si fa forza sfida. Questo qua ci fa divinazione. Ma si ammazza, si scommetterei. Non si è fatto niente. Bene, anche se non si è fatto niente. Drago Pulsar, non si è fatto ancora niente. Psichico. Non gli si fa nulla in sostanza, perfetto. Con una dipinazione ci ha fatto quasi fuori. Ma con l'accelerazione non ci fa niente. Ok, allora si continua a fare Drago Pulsar. Eccoci, finché non usa luce lunare. No! Fanculo. Un brutto colpo. Cambio Pokémon. Ho belle capito. Mettiamo Tyranitar. Almeno intanto divinazione non ce lo può fare. Ma viene colpito da sabbia fiume così si ammazza più velocemente. L'accelerazione ci fa poco. Nero Pulsar, avendo sperando di aver fortuna, Brava, fatti luce lunare almeno ti curi tutta.
Non gli fa niente! Ma come? È super efficace! Non mi fa niente, sono di tipo buio. Lo può prevedere anche 20 volte il tuo futuro. Porca! Oh mio Dio, sono nella cacca. Dai, per favore. Entra subito al primo tentativo. No! Fai allucinare. Ma come fai divinazione? Ok. Ci si trova qua quando ho riavviato la ROM. Ok, questa volta come primo Pokémon ho messo Tyranitar. Allora, facciamo sgrano anche subito almeno. Allora si fa nero punza. Non mi fa niente, non è ancora capito. Sembra che c'è abitante castoro. E non come prima, eh. Fatti un po' di illusionare, dai. Sei un po' pallida. Ma lei gli piace fare divinazione. Ti è rimasto proprio uno. Ma come? Guarda, questa volta ho messo Samurott prima e ho velocizzato un po' di più. Allora, siccome facendoci geluraggio è più semplice, diciamo, congelare questo gioco, quindi ora voglio provare a fare sempre geluraggio finché non lo congelo, anche se fa allucinare di Mercole. Li voglio finire tutti geluraggio. Sì, mi ammazza prima, giustamente. La maglia la si è curata. Bene, sai, faccia di chiappa. Ma come? Dai, fai altro pompa. Ora che è congelato. Perfetto, allora, dai, entra in questa dannata Pokéball. Ma come? C'è scritto, quando è congelato hai il 50% in più di catturare il Pokémon. Ora perché non me lo catturi? Oh, bene. Perfetto. Oh mio Dio. No, non glielo voglio dare il soprannome. Ok, anche questo è stato fatto. Ok, mettiamo qualcun altro davanti, visto che Samurott è un po' morto, leggermente. Ma perché ho sbagliato? Oioia, su, ci si può fare, andiamo avanti, mai tornare indietro. Allora, iniziamo questo nuovo percorsino, che qua ci deve essere qualcosa. No, quindi non tanto bisogna fare così. Allora, questa casetta, come parlate qua, dormire, avrà un ditto in cambio di un... ci darà un rotum, quindi vi consiglio di fare lo scambio. Un ditto lo troverete in questa erbetta qua a fondo, quindi, però è abbastanza raro, quindi vi consiglio di farlo. Io me lo sono trasferito direttamente da... non mi ricordo dove. Da... come è piccolino questo Growlithe? Sembra un cucciolo. Comunque, ho trasferito da rosso fuoco, ovvero l'ho trasferito prima in... minchia. Prima me lo sono trasferito in... che cazzo. Riuscirò a parlare in Soul Silver e poi da Soul Silver me lo sono passato qua. Oh, muori. Sarai un cucciolo ma fai del male fisico. Dai, fai fossa. Guarda, mi fai tanto forse. Fa contropiede ancora peggio. Potrebbe essere, ma scegli fossa.
Bene, sai. Perfetto. Wahaha, wahaha. Ecco qua, Hondur, Hondur, Hondur. Ciao, Hondur, 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 di nuovo. E il primo si è battuto. Allora, prima facciamo il sopra, poi si farà il sotto. È vuoto. Allora, qua è Poké Trasporto, per l'appunto. Che da lì potrete trasferire Pokémon da Soul Silver, Heart Gold, Diamante, Perla e Platino a qui, in questa regione. Però non potrete riportarli dove erano prima, ovvero da Soul Silver potete trasferire il bianco e il nero 2, ma da bianco e nero 2 non potete trasferire Pokémon a Soul Silver. Cosa molto normale, perché non troverai mai un tipo un Garbodor in Soul Silver. Sarebbe una cosa quanto strana. E qui mi sorge un dubbio. Quando faranno il remake di Rubino e Zaffiro, ci saranno i Pokémon di quinta generazione? Eh sì. Mi sorge davvero questo dubbio. Allora, te che di tipo è, ma fanno tutte schifo, perché ora lui fa l'attacco e mi ammazza. No, non me la fa meno male, non cambio. Basta. Bene, sai. No. Ma come? Io ti odio. Comunque, quindi mi sorge questo dubbiettino, quindi rispondete voi secondo voi se ci saranno o meno. Perché secondo me sarebbe una minchiata. Allora, andiamo a ricaricare tutto al povero Arcanine. E delle iperpozioni sia Samurott che Crobat. E battiamo questa signorina molto simpatica. Ah, siamo già a 17 minuti, quindi sarebbe meglio staccare. Batto la signora e poi basta. Non si guarda in malo con un... cosa? Ma si chiama così Meo? Meut. Mi ricordavo diverso. Ciao Meo. Del Team Rocket. Glenniao. Fa sbirico attacco. E leopardo. Tutti i gatti. È pronto, aspetta la mossa. Sì, che vuoi aspettare? Vai in sala d'attesa se vuoi aspettare. Ma come? Ma che attacco è Scippo? Non ho mai capito. Ma perché fate un nuovo morso? E abbiamo battuto la signorina. Allora, noi ci vediamo nella prossima parte, dove finiremo di esplorare questa bellissima città. E dopo andremo nella foresta bianca. Sì, si andrà nella foresta bianca, dove ci attenderà di fare una bella cosa, perché si dovrà scalare fino al 10° piano per ottenere, mi sembra, o un Dratini o un Gible Shiny, non mi ricordo quale dei due. Quindi vi aspetto nel prossimo episodio, dove andremo a fare questa cosa. Ciao.